organizzato lo scorso anno lì di Sturpino, circa una gara, una Robocup, che era una gara tra scuole superiori italiane, e noi abbiamo preso l'occasione non soltanto per costruire un robottino, ma soprattutto per cercare di far gruppo con gli studenti in modo tale che potessero diciamo, apprendere cose che non fanno parte del programma dell'istituto tecnico, ma che insomma sono comunque molto importanti e molto interessanti. E quello che è venuto fuori da tutto questo, che ha un senso sul fatto del profile, non è tanto l'aver realizzato un dispositivo, e che naturalmente sul quale ci stiamo lavorando anche quest'anno, che sarà che comunque in fase di miglioramento, ma il fatto di aver trovato studenti che si sono motivati tantissimo ad applicarsi su cose che di solito fanno abbastanza fatica a digerire. Per esempio, io insegno sistemi automatici e effettivamente l'impatto matematico è piuttosto complesso per studenti della quarta, del quinto, soprattutto del quinto anno. Pertanto si voleva cercare di dare un taglio un po' diverso, e soprattutto si voleva dare una cosa che, diciamo, almeno in molte delle nostre zone non c'è, che è quella della cooperazione tra studenti, cioè quello di pensare che le cose interessanti si riescono a fare se si lavora in parecchi, perché la sfida è piuttosto complessa, quindi da soli non si fa grossa strada. E quindi bisogna cercare per forza di cose di essere molto cooperativi e di magari litigare prima di trovare la soluzione, ma poi di andare avanti su quella strada lì. E c'è stato molto interessante anche l'organizzazione dei docenti, perché era parte ancora più faticosa, perché in realtà mentre lo studente ancora si deve formare nel percorso fino ai 18-19 anni, il docente è già formato, quindi ha delle strutture mentali talvolta un po' più rigide. E dentro questo livello, diciamo, avendo un approccio di tipo alla pari, su cose nuove anche per noi, perché in realtà non è che, diciamo, di per sé svolgiamo attività di robotica, è stato, diciamo, una sfida e un modo di far vedere agli studenti delle cose un po' diverse dalla solita lezione frontale, ma di cercare di sviluppare il problema, di trovare la soluzione, diciamo, sul campo insieme agli studenti stessi. E questa cosa, che tra l'altro non è stata rivolta soltanto alle quinte, anche se ovviamente era più mirata alle quinte perché hanno delle competenze più alte, invece è stata introdotta già quest'anno, già dal secondo anno, in modo che poi le persone possano entrare in un modo di vedere le cose, di pensare, che non è, diciamo, cioè, diciamo che può crescere nel tempo. E ovviamente ci deve essere anche l'abilità da parte di quelli di quinta di lasciare qualcosa per quelli che verranno dopo e dovranno continuare il progetto. Quindi non si può pensare che l'anno dopo si ricomincia tutto da capo, e quindi devono essere coinvolte anche persone degli anni precedenti che magari per lì non colgono gli aspetti specifici del problema, perché chiaramente quando no, gli spieghi il controllore PID, quelli di quinta possono capire, ma gli altri no. Ma innanzitutto iniziano però a rendersi conto del fatto che ci sono, diciamo, queste tipologie di progetti si possono affrontare in diversi modi, prima una soluzione un po' più fantasiosa e poi si va nel dettaglio più strettamente matematico, che è quello che poi permette di tirar fuori il risultato. Perché ovviamente, se devo dire a un robottino che deve seguire, deve tracciare un labirinto e non può soltanto avvalersi di sensori di diversa natura, ma non ha, diciamo, nessun intervento dall'esterno, e alla fine non è che gli puoi dire vai avanti un pochino, poi gira a destra un pochino, bisogna che alla fine quelli diventino numeri, diventino, diciamo, azioni su motori. Quindi c'è la prima fase che è di fantasia, ma poi l'implementazione stretta, diciamo, algoritmica, ovviamente richiede anche delle competenze in tal senso, è quella che si lascia agli studenti di quinta, ovviamente. Invece la fantasia nell'immaginare le soluzioni può essere fatta già dal secondo anno, e in questo modo le persone si appassionano. Quest'anno al pomeriggio siamo arrivati ad avere una quarantina di persone, quindi non avevamo neanche più il posto dove metterli, perché effettivamente organizzare una quarantina di persone diventa piuttosto faticoso e complesso, perché poi devi fargli fare qualcosa se no si annoiano. E la cosa però che ha colpito molto è che è stato che lo scorso anno la gara che si è svolta a Pisa, organizzata da Sant'Anna, gli studenti sono riusciti a stare svegli la notte per cercare di far funzionare il robot, e diciamo che è bello che c'era anche la gita di altri studenti, che insomma c'è stata una forte forma di collaborazione, magari soltanto morale, perché ovviamente è difficile entrare in un problema di questo tipo se non hai un po' di prerequisiti, e che è stata insomma piuttosto gustosa, perché si faceva veramente fatica a portarli via da questo lavoro. Riproviamo anche quest'anno è l'Expo a Milano, l'8 aprile, diciamo siamo andati un pochino più, insomma,
siamo evoluti anche tecnologicamente, le schede che usiamo sono più performanti. E qua abbiamo fatto una specie di, posso dire, di feedback da parte di alcuni degli studenti che partecipano, ovviamente erano pagati, quindi hanno scritto cose ottime su questa esperienza, se no giustamente l'esame sarà fatica, sfangato. Però in realtà quello che si viene è che insomma hanno apprezzato il fatto che ci fosse una, posso dire, una pubblicazione trasversale e anche pratica delle cose che forse non si vedono soltanto in maniera puramente formale, che ovviamente è importantissima la parte puramente formale, perché questa tipologia di problemi non la affronti soltanto per tentativo ed errore, che in quel caso sarebbero solo errori, però in ogni caso è interessante vedere la parte che dalla teoria, diciamo, dalla formulazione dell'autonomo, dalla soluzione, diciamo, formale del MID, per poi arrivare in fondo, cioè a quella realizzazione del dispositivo che si muove e che in qualche modo riesce a tracciare il labirinto. Come esempio, se volete un esempio pratico, non so se avete in casa un affaretto che pulisce, la scopa automatica che gira, l'algoritmo è tipicamente quello lì, infatti quello è vietato dai regolamenti, perché tipicamente fa una mappatura della stanza, ricorda dove sono gli ostacoli e poi ci prova a ripassare dopo, sperando che non ci siano, e se no magari cerca di girarci intorno. Ok, niente, il seguito è che continuiamo anche quest'anno, insomma, visto anche l'ottimo successo riscontrato, e la cosa molto importante è che, essendo in un ITIS dove le varie specializzazioni di solito si fanno la guerra una con l'altra per portarsi via gli iscritti, come se fossero clienti del videocall, in realtà è venuto fuori che siamo riusciti a tirare dentro diverse specializzazioni, quindi in maniera anche piuttosto gustosa, insomma anche abbastanza trasversale.